Dai trailer mostrati e dall'accoglienza degli utenti, sarò sincero, Persona 5 Strikers mi aveva dato l'idea di essere solo un divertente spin-off Musou di Persona 5, il capolavoro firmato Atlus che negli ultimi anni ha spopolato e ha reso popolare un franchise fino a quel momento di nicchia. Ma mai mi sarei aspettato che potesse essere molto di più, o perlomeno così sembra già dopo le prime ore di gioco. Un po' come già fatto con Xenoblade Chronicles Definitive Edition, in questo video vi parlerò delle prime impressioni che ho avuto giocando per circa 9 ore a Persona 5 Strikers. Il video potrebbe contenere spoiler minimi sulle prime battute di gioco, ma nulla che vada a inficiare la fruizione del titolo stesso. Detto ciò, ecco ciò che penso, per il momento, di Persona 5 Strikers. In queste prime ore di gioco, il titolo ha saputo sorprendermi in diverse circostanze e per diverse motivazioni. Innanzitutto, ed è ciò che mi ha sorpreso di più per il momento, per la natura del gioco, perché Persona 5 Strikers non è uno spin-off. Abbiamo davanti, ed è incredibile a dirsi, quello che sembra essere un vero e proprio sequel in tutto e per tutto. Non si tratta del classico Musou nel quale si conquistano avamposti e si deflagrano migliaia di nemici senza sforzo, bensì di un videogioco con una struttura molto simile a quella del suo predecessore, ma in cui i combattimenti, invece di essere a turni, si svolgono in tempo reale. Se avete visto il gameplay della demo, nel quale il giocatore si ritrova effettivamente con migliaia di nemici da falciare, sappiate che avete visto uno dei, per ora, pochissimi momenti nei quali effettivamente il gioco ricorda un Musou, quando si tratta in realtà di un JRPG action interessantissimo. Ma non è solo un sequel a livello di struttura. Persona 5 Strikers eredita dal suo predecessore anche la cura artistica e stilistica. Il videogioco riesce addirittura a migliorare determinati aspetti del precedente. Tra le altre cose, il level design è decisamente più tridimensionale e di conseguenza le aree sono ancora più interessanti e divertenti da esplorare. I personaggi nuovi sono decisamente interessanti, eviterò di parlarne adesso per evitare spoilers indesiderati, ma per il momento sono molto soddisfatto, sia per la loro caratterizzazione che per il loro design, già memorabile dopo poche comparse. Il videogioco gode inoltre di un buon comparto tecnico, il colpo d'occhio è notevole, gli ambienti sono realizzati molto bene e anche nelle battaglie più affollate il titolo mantiene egregiamente 60 fotogrammi al secondo, perlomeno su PS4 Pro. Tuttavia, sempre per quanto riguarda la console mid-gen di Sony, è possibile favorire la risoluzione alle prestazioni, tramite l'apposita opzione. In un videogioco del genere, però, nel quale è importante essere reattivi, consiglio sempre di scegliere l'opzione che offre un framerate maggiore. Il titolo però ovviamente non è esente da potenziali difetti. Per quanto abbia trovato molto interessante e a suo modo anche originale l'incipit narrativo, appare evidente che inizialmente non fosse pianificato un sequel e un minimo di forzatura si sente. Nonostante questo, le idee concettuali presentate sono davvero notevoli e non vedo l'ora di scoprire come continuerà questa nuova avventura dei ladri fantasma. Bene o male, queste erano le mie primissime impressioni riguardanti Persona 5 Strikers, un sequel che sembrerebbe essere tale in tutto e per tutto, dalla cura estetica alla narrazione sopra le righe. Se anche voi eravate convinti come me che si trattasse di un semplice spin-off, fidatevi e provatelo con mano. L'aria che si respira in questo titolo non è quella di un videogioco sconnesso, ma di quello che potrebbe addirittura essere, a tutti gli effetti, un Persona 5 2. Grazie per l'attenzione e alla prossima.